Nella notte tra mercoledì e giovedì si era reso responsabile dell'investimento di un carabiniere durante un posto di blocco e poi di una rocambolesca fuga. Per un trentenne originario di Dubino, formalizzata la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Fumo e odore acre, ma pochi danni e soprattutto nessun ferito. Avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori l'incendio sviluppatosi ieri sera in un reparto della Tessuti di Sondrio. Decisiva la prontezza mostrata dai lavoratori del turno di notte. Regione Lombardia stanzia 5 milioni di euro per il volontariato e le associazioni di promozione sociale. Alla provincia di Sondrio 78 mila euro. Alessandra Locatelli, assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità. Per il volontariato numeri importanti dalla Valtellina. La squadra giovanile di curling di Bormio, nata alla fine degli anni 90, festeggia in diretta la vittoria degli italiani Costantini e Mosaner a Pechino. Questa medaglia d'oro ci riempie di coraggio. Nel 2026 potrebbe essere nostra. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del TG di Telesondrio News. Nella notte dello scorso giovedì a Samolaco si era reso responsabile di una serie di scorribande culminate con l'investimento di un carabiniere durante un posto di blocco. Nelle ultime ore per un trentenne originario di Dubino è scattata la denuncia a piede libero con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Intanto per il militare rimasto ferito la prognosi è di 20 giorni. Ne parliamo nel primo servizio di questa serata. Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ecco i capi d'accusa dopo la formalizzazione della denuncia per il trentenne originario di Dubino che nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, a bordo della propria auto, aveva dapprima forzato un posto di blocco dei carabinieri a Samolaco procedendo ad alta velocità e solo dopo un articolato inseguimento era stato bloccato, ingranando però la retromarcia ed investendo un militare che stava per chiedergli i documenti. Da lì ancora una fuga durata 4 ore, conclusasi quando una pattuglia dei carabinieri di Chiavenna ha nuovamente rintracciato il trentenne, ritrovandolo addormentato a bordo della stessa auto con cui aveva travolto il militare, parcheggiata all'esterno di un ristorante ancora a Samolaco. Prognosi di circa 20 giorni per lo sfortunato carabiniere che ha riportato una serie di lesioni alla schiena dovute al violento impatto con il terreno. Un evento che avrebbe potuto avere risvolti ben peggiori per il militare. Un atto scellerato che sarebbe potuto costare al giovane la contestazione di tentato omicidio stradale, così come ipotizzato inizialmente, e per il quale la Procura di Sondrio ha aperto un fascicolo. Per il trentenne, invece, la denuncia è in stato di libertà per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Fumo e odore acre, ma pochi danni e soprattutto nessun ferito. Avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori l'incendio sviluppatosi ieri sera in un reparto della Tessuti di Sondrio. Decisiva la prontezza mostrata dai lavoratori del turno di notte. Sara Baldini. Prima ancora dell'arrivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio, che tra l'altro dista poche centinaia di metri, decisiva è stata la prontezza degli operai del turno di notte, che non hanno esitato ad imbracciare gli estintori. Fiamme donate prima che si propagassero e creassero danni ben più seri e ingenti ieri sera alla Tessuti di Sondrio, l'azienda del gruppo Marzotto che sorge su una vasta area che affaccia su Via Tonale nel capoluogo. Sebbene fossero quasi le 23 e il clima non inviti certamente ancora a passeggiate serali, diverse persone che si trovavano anche a una certa distanza dallo stabilimento hanno avvertito un odore acre molto intenso, tale appunto da far pensare a un incendio. L'odore è stato con ogni probabilità causato dal catrame surriscaldato sul tetto del reparto, spiega Luca Vignaga, amministratore delegato della Tessuti di Sondrio, tetto dove c'è il camino di esalazione che ieri sera si è incendiato. Il reparto interessato è quello di finissaggio. Nella fattispecie la causa o la scintilla, nel vero senso del termine, sarebbe da collegare a un macchinario fermo ma che stava andando in riscaldamento. Nessuno, ed è ciò che più importa, si è fatto male né si sono verificati i danni alla struttura, conclude Luca Vignaga. Un plauso speciale merita senz'altro chi è subito intervenuto in attesa dei vigili del fuoco. Regione Lombardia stanzia 5 milioni di euro per il volontariato e le associazioni di promozione sociale. Alla provincia di Sondrio sono stati destinati 78 mila euro. L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, difende e sostiene il ruolo del volontariato che anche in Valtellina registra numeri importanti. Paolo Croce. Volontariato e associazioni di promozione sociale, il ruolo di chi aiuta gli altri in tempi così complessi come quelli che stiamo vivendo. La Regione Lombardia arriva quindi un aiuto a enti e associazioni del territorio grazie al bando del terzo settore, che prevede uno stanziamento complessivo di quasi 5 milioni di euro. Alla provincia di Sondrio sono stati destinati 78 mila euro. L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli.
Regione Lombardia ha messo a disposizione diverse risorse per gli enti del terzo settore perché io sono profondamente convinta del valore aggiunto degli enti del terzo settore e delle associazioni che operano sui nostri territori, ma soprattutto sono convinta della forte sinergia che può portare a una risposta capillare ai bisogni dei nostri cittadini, cioè quando siamo insieme, lavoriamo insieme, veramente la risposta è più forte e si potenzia. Con le sue buone pratiche, il mondo dell'associazionismo rappresenta un patrimonio inestimabile. Sono infatti migliaia gli enti del terzo settore che operano in Lombardia, pari addirittura al 16% del livello nazionale. Si è chiuso il bando che ha messo a disposizione 4 milioni e mezzo circa per gli enti del terzo settore, dando anche la possibilità a più di 100 enti di avere una premialità di 1 milione e 8, e si è chiusa da poco la graduatoria, e Sondrio proprio in quest'ultima fase ha beneficiato, la provincia di Sondrio ha beneficiato di circa 78.000 euro, risorse che porteranno ai nostri cittadini dei progetti innovativi, attenzioni e risposte ai bisogni sempre più attenti e mirati. Quindi penso che bisogna andare avanti su questa strada perché uniti davvero possiamo fare di più. Risorse destinate dunque a progetti e iniziative utili a rispondere a situazioni di fragilità e bisogno. La squadra giovanile di curling di Bormio, nata alla fine degli anni 90, festeggia in diretta la vittoria degli italiani Costantini e Mosaner a Pechino. Questa medaglia d'oro ci riempie di coraggio. Nel 2026 potrebbe essere nostra. Roberta Cervi. Sasso dopo sasso, il doppio misto italiano di curling oggi alle 15 conquista il primo oro della storia alle Olimpiadi di Pechino. Festeggia al campo di curling di Bormio, una delle 9 strutture in Italia, la squadra giovanile che 3 anni fa vinse il campionato italiano. Sono Pietro Bradanini, Alessandro Canclini, Cesare Stefano Spiller, Filippo Pedrana, Silvio Secchi, Pietro Franceschetti, Adelin Caragiuia, Elias Dassaro, Mattia Vitalini, allenati da Diego Urbani. Il loro segreto, grande preparazione fisica, leggerezza mentale, capacità di prevedere per lanciare bene le pietre, in gergo stones. Curling è uno sport fantastico, lo abbiamo visto in queste occasioni, in questi giorni alle Olimpiadi di Pechino, con la vittoria spaziale, stratosferica, io penso anche non immaginata da parte dei nostri due atleti, Amos Mosaner e la Stefania Costantini, e praticamente da adesso probabilmente si apriranno delle novità interessanti, perché ci sarà gente che sicuramente vorrà provare questo sport. In Alta Valle 5 le squadre, 2 categorie ragazzi, 1 junior e 2 in Serie C, praticano il curling anche adulti fino ai 70 anni. A Bormio fiorì alla fine degli anni 90, quando si svolse un campionato italiano e ci fu la visita di Zumhoffen, amico di Urbani, allora consigliere della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Lasciarono in ricordo le stones e da lì la semplice passione prese forma. Ci siamo appassionati grazie al nostro professore di motoria alle scuole medie e abbiamo provato, ci siamo appassionati e dopo siamo andati avanti con l'attività e siamo arrivati fino al traguardo di vincere il campionato italiano 3 anni fa, arrivare secondi l'anno scorso, e quest'anno stiamo facendo il campionato ragazzi junior e giocando la Serie C con quelli più grandi. Questa vittoria è stata un grande stimolo per noi perché ci fa capire che nulla è impossibile. Infatti l'Italia non era una delle favorite per il doppio misto e quindi sappiamo che nel 2026 continuando ad allenarci con costanza potremmo anche noi arrivare alle Olimpiadi e magari vincere pure una medaglia. Curling significa ricciolo, quello che fa tante volte la pietra in granito, rigorosamente scozzese, del peso di 19 kg, girando sulla pista fresata a buccia d'arancia per arrivare nel cerchio chiamato casa. Versione sul ghiaccio delle intramontabili bocce, può essere associato agli scacchi per strategie, angoli, traiettorie. Questa vittoria ci ha riportato anche alle vittorie che abbiamo fatto questa settimana a Cembra. Abbiamo vinto alcune partite che ci hanno portato in avanti nella classifica degli italiani e speriamo anche noi di un giorno arrivare a questi livelli. Sfatiamo un mito, non si può pattinare, la scarpa degli atleti a suola di vetro che può scivolare. La prima traccia del curling nel mondo in Scozia nel XVII secolo, nel 1700
1816 a Kilsyth, nello Stirling, il primo club. Nel 1838 nacque il Royal Caledonian Curling, che gettò le regole le stesse di oggi. Nel 1992 il Comitato Olimpico Internazionale legittimò la Federazione Mondiale del Curling a partecipare ai Giochi Olimpici di Nagano nel 1998. In Italia la culla a Cortina d'Ampezzo tra il 1925 e il 1930. Dal 1953 disciplina ufficiale della Federazione Sport del Ghiaccio. Oggi finalmente a Pechino il coronamento di un sogno che fa sognare l'Alta Valle. Speriamo che un giorno andiamo anche noi alle Olimpiadi e speriamo di vincere anche noi, come hanno fatto i nostri colleghi più grandi. Esattamente un anno fa, l'8 febbraio 2021, moriva in un incidente stradale l'artista Roberto Bogialli. Guardiamo allora un ricordo che noi di TSN gli abbiamo voluto tributare. Questo sono io nel 58, quando tutti i bambini andavano con le loro mamme al fiume a lavare, a fare tutti i lavori di paese. Un anno senza Roberto Bogialli, 365 giorni scanditi dal dolore, da un vuoto a cui è troppo difficile potersi arrendere. Per la modalità di una fine così assurda, l'auto su cui viaggiava fu centrata da un masso mentre Roberto rientrava a casa dopo una mattinata trascorsa a fare foto nella sua amata Civo. E perché le persone come Roberto, gli artisti della sua caratura morale, hanno il cuore puro e doversi arrendere a fare a meno di loro, no, non è per niente facile. Roberto, che riusciva a tradurre in immagini le emozioni, ha lasciato un'eredità importante, ha seminato la grazia e continua a farlo attraverso Patrizia e Christian. Quella medesima grazia che trapela dalle sue tele e dalle numerose foto, testimonianze di una Valtellina in cui l'artista non ha mai smesso di vedersi proiettato, rivedendo i ricordi e la sua infanzia, raccontando. E di quella infanzia ha mantenuto l'innocenza. Un onore averlo conosciuto. Ciao Roberto, non te ne sei mai andato. Dal 2 al 6 febbraio a Bormio la 56esima edizione del campionato nazionale di sci per avvocati e magistrati e il convegno su previdenza e prevenzione alla Sala Terme. 150 professionisti, 50 in presenza, tra cui Laura Lanzini, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio, e 100 collegati su piattaforma, dei quali 99 iscritti alla gara di slalom gigante, 31 a quella di slalom speciale e 17 alla prova di fondo. Madrina dell'evento è apripista sullo Stelvio, la campionessa Lara Magoni, oggi assessore al turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia. Vediamo. Più di 100 tra avvocati e magistrati dal 2 al 6 febbraio scelgono Bormio per il convegno su previdenza sociale, diritto sportivo e deontologia, unito alla 56esima edizione del campionato nazionale di sci. Dei momenti di convivialità e di sport, proprio perché anche questo è il segno della crescita personale, professionale e anche del ritorno alla vita normale. La pandemia, diciamo che così, ha accelerato alcune riflessioni che erano in corso sul sistema previdenziale privato degli avvocati, che hanno una cassa di previdenza privata che è la cassa forense, riflessioni sulla sostenibilità nel lungo periodo, legato anche alla demografia della professione che sta vivendo un momento particolare con un decremento degli ingressi, e quindi abbiamo avviato anche a livello locale una riflessione per pensare a un aiuto per i giovani che stanno facendo ora l'ingresso nella professione e una sostenibilità invece per quelli che hanno più esperienza e che guardano già alla pensione. Nella stagione 1996-1997 medaglia d'argento in slalom speciale ai mondiali di Sestriere dietro alla compagna di squadra Deborah Compagnoni, oggi è madrina dell'evento. Far l'apripista della gara è stato per me molto emozionante, ma tornare a Bormio per due motivi. Il 5 febbraio sono stati 25 anni dal mio argento ai campionati del mondo con la nostra campionessa valtellinese Compagnoni Magoni, quindi questa doppietta azzurra che è rimasta nella storia, e quindi un legame con questa terra meraviglioso che vorrei anche ricordare. Quando smisi di gareggiare nel 2000, per cui 22 anni fa, l'ultima gara di Coppa del Mondo la feci proprio su queste piste. Quindi per me tornare come madrina in questa bellissima manifestazione tra cultura, sport e perché no, anche un po' di leggerezza. Successo grazie alla regia dello Sci Club Temi Milano per una manifestazione sinonimo di ripresa sportiva e legami personali consolidati negli anni. Ci troviamo sulle piste da sci quasi da tutti Italia, avvocati e anche magistrati, in una competizione che è sana perché
è permeata di valori della professione, i valori dello sport e la passione per la montagna. Previdenza e prevenzione, poco conosciuta la prestazione ad hoc concessa a tutti i 248.000 avvocati d'Italia per stare in salute e sviluppare la professione più a lungo nel tempo. A seconda degli anni anagrafici e di professione, una pluralità di prestazioni assistenziali, anche di inabilità e invalidità. Il sistema di cassa forense sente molto la solidarietà. Bormio è stata l'occasione per provarlo. La platea ha preferito un approfondimento più specifico sui temi della cassa e particolarmente ha chiesto approfondimenti per gli istituti previdenziali di base di cassa forense e la possibilità di implementare l'anzianità contributiva con istituti quali il riscatto, la ricongiunzione, la totalizzazione. Dopo i vari rinvii a causa della situazione pandemica iniziano questa sera gli incontri online a cadenza settimanale organizzati dall'associazione di Cosio Valtellino sulle ali dei ricordi. Un percorso rivolto a persone colpite da un lutto e che può in qualche maniera aiutare a superare una perdita importante e a trovare un nuovo equilibrio. Simone Belletti. Incontri rivolti a tutte le persone a cui è mancato un proprio caro, sia di recente che da molto tempo. Rielaborare un lutto è fondamentale per trovare un nuovo equilibrio e ricominciare a vivere con serenità, fiducia e rinnovato amore per la vita. L'associazione di Cosio Valtellino sulle ali dei ricordi è nata per affrontare uno dei grandi tabù della nostra società. Quando si perde una persona cara, le reazioni sono diverse per ognuno di noi, così come lo sono le fasi di elaborazione del lutto. Questa sera inizierà il percorso con incontri online tramite la piattaforma Zoom a cadenza settimanale. Abbiamo iniziato con il primo incontro nel 2020 e poi ne è stato fatto un altro lo scorso anno. Questi incontri sono sviluppati sulla falsariga degli incontri di auto mutuo aiuto, ma sono molto più strutturati perché hanno anche dei laboratori di narrazione certamente, ma anche di scrittura e anche alcuni laboratori espressivi tramite l'utilizzo dei colori, del disegno, della musica. E tutte queste tecniche permettono proprio di vedere ed esprimere le emozioni legate al lutto e quindi di lasciarle andare, lasciare che escano e che si possano dissolvere. Diversi gli utenti che si sono ritrovati a elaborare il lutto ai tempi del coronavirus. Tanta rabbia, e sì, erano anche molto scossi, e un vuoto davvero creato proprio anche dall'impossibilità di avere di poter partecipare, di poter fare il funerale. Da parte dei partecipanti delle passate edizioni, gli incontri sono stati promossi a pieni voti e si sono rivelati molto utili. Hanno molto apprezzato la modalità proprio conseguenziale e graduale che durante tutto il percorso proprio accompagna tutte le persone in punta di piedi durante questo percorso così, insomma, che può essere difficile o che può creare anche paura a volte, e farlo insieme è proprio prezioso e ti dà anche un senso di sostegno, proprio di solidarietà. Ecco, una cosa bellissima che si è creata durante gli incontri delle scorse edizioni è proprio la solidarietà tra i partecipanti. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Appuntamento alle prossime edizioni del TG di Telesondrio News, canale 85. Buona serata.